33esima giornata del campionato di eccellenza, girone B, penultima dell'intero torneo, cominciano ad arrivare le prime sentenze per quanto riguarda la parte bassa della classifica, mentre sono ancora aperti i giochi playoff nazionali per le squadre che sono in lotta per il secondo posto. Ma andiamo per gradi, cominciamo ad esaminare uno per uno i risultati delle squadre che settimanalmente trattiamo. E dunque Colleferro, Gaeta 0-0, a Itri, Itri San Cesario 0-1, a Formia, Formia Bissartera 0-2, mentre la sconfitta del Formia in casa è del tutto indolore, Formia che ha attraversato una settimana molto travagliata con l'esonero di mister Rosolino, è un Formia che sembra aver tirato i remi in barca dopo aver disputato un campionato certamente di rilievo per una neopromossa e aver raggiunto la salvezza con larghissimo anticipo. È davvero molto molto pericolosa, oserei dire destabilizzante, la sconfitta in casa della nuova Itri, l'ennesima sconfitta che nessuno si aspettava, perché si trattava di ribadire la propria intenzione di cercare di arrivare alla salvezza diretta, mentre invece adesso l'Itri, lo vedremo poi, rischia potenzialmente, secondo quello che la matematica ancora può esprimere, anche la retrocessione diretta. Ma andiamo per gradi, esaminiamo più che le partite di oggi la situazione in proiezione dell'ultima giornata di campionato. Dicevamo, ecco qui subito la grafica della classifica per quanto riguarda le ultime posizioni. Possiamo vedere dunque un Racing Club già retrocesso, e lo sapevamo da domenica scorsa, e poi guardiamo Monte San Giovanni Campano 31 punti, Gaeta 32, Itri 34, Morolo 36, Arce 36. Sono queste le squadre che si giocheranno la disputa per la permanenza in eccellenza, mentre invece sono salve l'Unipomezia con la vittoria ad Arce, raggiunge i 40 punti la formazione romana, il San Cesario proprio con la vittoria ad Itri, l'Itri cercava l'aggancio in classifica, invece il San Cesario è andato verso una salvezza che fino a poche domeniche fa sembrava davvero impossibile. Si salva anche il Roccasecca con la vittoria in casa sul Lido dei Pini. Torniamo alle combinazioni però che potrebbero verificarsi. Il Monte San Giovanni Campano ha la partita più difficile per quanto riguarda l'ultima giornata, perché se la va a giocare ad Aprilia e sarà l'unica partita della 34esima giornata che vedrà entrambe le squadre in campo per un obiettivo. L'Aprilia, che ha conquistato il secondo posto con l'incredibile pareggio in casa dell'Audace contro la Serpentara che si è fatto scavalcare, dunque vorrà vincere col Monte San Giovanni Campano per centrare l'obiettivo playoff promozione. Monte San Giovanni Campano invece che non deve perdere, perché altrimenti è retrocesso. Se pareggia il Monte San Giovanni Campano è retrocesso ugualmente, anche se il Gaeta perde in casa col Formia, perché con entrambe le squadre a 32 punti il Monte San Giovanni Campano ha la peggio dal punto di vista degli scontri diretti, 2-1 a Gaeta, 0-0 a Monte San Giovanni Campano di qualche settimana fa. Potrebbe però verificarsi la vittoria del Monte San Giovanni Campano. Se il Gaeta pareggia o perde con il Formia retrocede il Gaeta, se il Gaeta vince e vince anche il Monte San Giovanni Campano e l'Itri perde, retrocede direttamente l'Itri, perché con Monte San Giovanni Campano e Itri a 34 e Gaeta a 35 scenderebbe la squadra di mister Palladino, che ha perso 1-0 in casa con il Monte San Giovanni Campano nel girone di andata e 2-0 la partita proprio in Ciociaria nel recupero infrasettimanale. Quindi una situazione veramente molto molto fluida. Arce e Morolo invece sono tra virgolette al sicuro, nel senso che sono certe di partecipare ai playout. Non si sa ancora però la griglia che verrà fuori, perché l'Itri vincendo potrebbe scavalcare entrambe. Quindi veramente una situazione dove può succedere di tutto. L'unica certezza è che il Racing Club ormai è andato giù. Ma dunque aspettiamo con grandissima ansia questa domenica finale, e ovviamente non abbiamo detto la cosa più importante, che il Gaeta si giocherà la salvezza in casa contro il Formia nel derby del Golfo, un derby del Golfo per il quale ci sarà uno speciale del Gazzettino del Golfo. Nell'ultima giornata andremo al Ricinello a riprendere le fasi di questo derby che si pensava potesse essere una partita inutile visto che arrivava all'ultima giornata, e invece sarà forse inutile per il Formia ma non per il Gaeta, che dovrà rincorrere una salvezza. Ricordiamo ancora, se il Monte San Giovanni Campano batte l'Aprilia a casa sua, il Gaeta è costretto a vincere. Se il Monte San Giovanni Campano pareggia o perde ad Aprilia, è retrocesso matematicamente, indipendentemente dal risultato del Gaeta, che potrebbe anche perdere col Formia.
È tutto per quanto riguarda questo penultimo appuntamento con il Gazzettino del Golfo e il campionato di eccellenza. Speriamo di non essere stati troppo complicati nel cercare di spiegarvi in pochissimo tempo quello che potrà essere il finale di questo campionato, un campionato tutto da vivere, un campionato appassionante. Un saluto a tutti gli amici del Gazzettino del Golfo.it, da Erasmo Lombardi di Perna.